Buongiorno dalla sala dei mappamondi dell'Accademia delle Scienze. In questa conferenza parleremo di un'antica questione che in questi ultimi anni si è arricchita di alcune nuove prospettive. Il tema è quello dell'esistenza o meno di vita extraterrestre, in particolare di vita intelligente. Non abbiamo dati per una risposta definitiva, ma già possiamo impostare una discussione scientifica. Dopo aver indagato l'estensione dell'universo fisico, qui rappresentato dalla miriade di stelle e di galassie che si nel campo profondo dello Hubble Ultra Deep Field, è il momento di iniziare a indagare l'estensione dell'universo biologico. La curiosità sull'esistenza di altri mondi abitati va indietro, come ben sappiamo, nei tempi antichi. Nel 1584 Giordano Bruno pubblicò l'opera dell'infinito universo et mondi, in cui proponeva che lo spazio fosse profondo e infinito e che nello spazio fossero infiniti anche le stelle e i sistemi planetari dove potesse esserci vita. Si trattava di una discussione puramente filosofica, era molto importante perché veniva in un momento in cui l'universo, nell'accezione generale, era quello di un universo finito poco oltre il sistema solare. Oggi sappiamo che l'universo fisico è molto esteso e si calcola che l'universo osservabile contenga 2.000 miliardi di galassie. Ogni galassia possiede una media di 100 miliardi di stelle, quindi il numero di stelle dell'universo è qualcosa come 2 seguito da 23 zeri. Viene fatto da pensare che sia illogico considerare che la Terra sia l'unica piccola isola dove esiste la vita. Per ricordare un po' come la questione sia di interesse continuo, possiamo riferirci a una recente notizia pubblicata dal giornale inglese The Guardian. È una notizia non ufficiale. Si parla di un segnale radio ricevuto nel 2019 dal radiotelescopio dell'Osservatorio di Parkes in Australia, attraverso un programma gestito da Breakthrough Listen, un'associazione creata dal magnate Yuri Milner. Il segnale è durato 3 ore. A renderlo interessante il fatto che non è un rumore, ma è un segnale ben vincolato in una frequenza di 982 MHz, che lo fa apparire quindi un segnale artificiale. Con ogni probabilità si tratta di un segnale di origine terrestre, ma per il momento non abbiamo un risultato vero. Sicuramente non si è ripetuto dopo questo segnale durato 3 ore, ma la cosa più interessante è che proviene vagamente nella direzione, come direzione del cielo, dalla direzione di Proxima Centauri, la stella più vicina a noi. Quindi non è tanto importante il segnale in sé, ma il fatto che ha acceso l'attenzione, ha portato ulteriormente l'attenzione quelli che chiamiamo gli esopianeti, che sono la novità nella discussione sull'origine della vita extraterrestre intelligente. Torniamo un pochettino indietro. Siamo soli in un universo? Questa era la domanda che si era posta Enrico Fermi attraverso quello che lui chiamava il paradosso. Visto che l'universo è così esteso, visto che ci sono così tante galassie e quindi è probabile che ci sia una grande distribuzione di vita, come mai non abbiamo nessun segno di altre civiltà extraterrestre che ci abbiano mandato dei segnali o qualcosa? La domanda che lui ci poneva è il titolo di questa conferenza, che è appunto: dove sono tutti gli altri? Spinti un pochettino da queste frasi, da questo paradosso di Fermi, alcuni scienziati curiosi, Giuseppe Cocconi, Philip Morrison e Frank Drake, iniziarono a pensare a come indagare scientificamente la presenza di civiltà extraterrestri e intelligenti e tecnologicamente avanzate, magari anche più avanzate di noi. Nacque nel 1960 il progetto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, dedicato a esplorare il cielo nella banda radio, nella speranza di trovare segnali provenienti da altri mondi.
uno degli strumenti dedicato a questa ricerca era il radiotelescopio gigante di Arecibo, di cui Frank Drake era il direttore all'epoca. Nel 1974, oltre a cercare segnali provenienti da altri mondi, Drake lanciò quello che si chiama il messaggio di Arecibo, un messaggio cifrato con indicazione sulla struttura della Terra verso l'ammasso della costellazione dell'Ercole, ricco di molte stelle. È più una un'azione dimostrativa, visto che l'ammasso si trova a 25.000 anni da noi, 25.000 anni luce da noi, e quindi in ogni caso il prossimo segnale partito nel 1974 al più ritornerebbe intorno al 50.000 anni nel futuro, no? Oltre a questa ricerca passiva, Frank Drake e Carl Sagan elaborarono anche delle placche esplicative delle caratteristiche della nostra civiltà, che furono portate sulle sonde spaziali Pioneer 10 e Voyager 1 e 2. Sono state lanciate come specie di messaggi in bottiglia nella speranza che qualcuno raccolga e che, diciamo, oramai questi segnali sono oltre l'eliosfera. Nello scorso 26 aprile 2020, la NASA ha voluto celebrare il centenario del famoso dibattito Shapley-Curtis sulla scala, in cui fu definita la scala dell'universo, si capì come definire la scala dell'universo oltre alla Via Lattea, e ha voluto celebrarlo attraverso una panoramica di quello che, secondo la NASA stessa, è il programma più importante in questi momenti, al giorno d'oggi, e cioè la scala dell'universo biologico. Ecco le placche mandate da Carl Sagan sul Pioneer 10 e sul Voyager 1 e 2. Questa è la locandina del programma della NASA. Ecco, il cambiamento definitivo, il fatto nuovo rispetto a tutti questi discorsi precedenti, interviene nel 1995 con la scoperta della presenza di pianeti extrasolari. Non si tratta di osservazioni dirette, perché la luce dei pianeti si perde nella luce della stella madre, ma la loro esistenza è ricavata dalla dinamica della stella attraverso il metodo delle velocità radiali, oppure delle eclissi che producono transitando, le piccole eclissi che producono transitando davanti alla stella stessa. Con questi metodi si riescono a ricavare sia la massa che il raggio del pianeta e quindi anche la densità. All'inizio degli anni 2000 le agenzie spaziali NASA e ESA hanno iniziato campagne osservative attraverso sonde spaziali, attraverso fotometria per lo più. In particolare la missione Kepler tra il 2009 e il 2018 ha registrato transiti di pianeti su circa 100.000 stelle nella direzione delle costellazioni del Cigno e della Lira. Qualche pianeta più lontano è anche stato studiato, ecco la missione Kepler, ed ecco la zona che è stata osservata. Alcune stelle più lontane sono state analizzate e trovati pianeti attraverso quella che si chiama il metodo del microlensing, che qui non sto a discutere ulteriormente. Gli esopianeti che abbiamo ricavato sono alcune migliaia ormai. Hanno tutti una gran diversità. Questa è un'immagine, queste non sono immagini reali, ma cercano di rappresentare pianeti che sono simili ai nostri pianeti, cioè a Saturno, a Giove, a Nettuno, alle Terre, a Mercurio, eccetera. La caratteristica essenziale di questi esopianeti è che, come vedete da questo grafico che mette insieme un certo numero di questi oggetti, la nostra Terra e la Giove stesso sono molto diversi. No, questo grafico rappresenta la massa in funzione del semiasse maggiore dell'orbita che descrivono intorno alla stella madre. Come vedete ci sono molte stelle di massa grande, di massa gioviana, che sono però molto vicine, molto più vicine alla loro stella che non la Terra stessa. Quindi diciamo il nostro pianeta, il nostro sistema planetario è un pochettino diverso da quello che normalmente troviamo in altri sistemi.
Questo altro grafico mette un'altra informazione, cioè la densità dei pianeti di alcuni dei pianeti extrasolari noti. Come vedete, le curve indicano le zone di densità, per esempio di un gas di puro idrogeno, o dell'acqua, o delle rocce, o un nucleo di ferro. Praticamente gli unici che siano pianeti rocciosi, che quindi consentano di creare una civiltà tecnologicamente avanzata, hanno bisogno di una crosta, di una zona solida, sono quelli nell'angolo in basso a sinistra, che sono relativamente pochi, almeno di quelli che abbiamo finora visto. Quindi i pianeti rocciosi ci sono, che possono quindi rappresentare la base per la creazione di civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate. Un altro dato importante che si studia attraverso le osservazioni è quello della distanza del pianeta dalla stella madre. Dipende da quanto sia calda la stella, da quanto sia fredda. Vediamo qui tre tipi di stelle, sostanzialmente quelle più calde, quelle simili al Sole, Sun-like stars, oppure quelle più fredde. La zona verde rappresenta la distanza dalla stella a cui la radiazione della stella stessa può mantenere sulla superficie del pianeta lo stato liquido. Questo è un dato importante, almeno basato sulle nostre conoscenze della vita, almeno per quanto riguarda la vita terrestre. L'acqua, la presenza di acqua liquida è fondamentale, probabilmente per l'inizio stesso della vita, per l'origine stesso della vita, ne parleremo fra un momento, ma anche per il fatto di poter, diciamo, l'acqua è un solvente molto importante che serve a digerire molecole trasformandole in altre molecole. Naturalmente abbiamo un certo numero di pianeti rocciosi sulle stelle calde, sulle stelle di tipo solare, sulle stelle più fredde. Quindi pianeti rocciosi di massa vicino a quella terrestre, le dimensioni riportate qui dei vari pianeti, dei vari esopianeti sono, ripeto, e noi non li vediamo direttamente, ma come abbiamo detto, dai dati sulla dinamica possiamo ricavare le dimensioni e la massa stessa. Attualmente il pianeta più simile alla Terra, quello che possiamo chiamare il cugino della Terra, è questo Kepler 452b, che è stato visto appunto dalla missione Kepler, che si trova intorno a una stella di tipo solare. È un pochettino più grande, no? È circa tre volte le dimensioni della nostra Terra, però ha una densità che è molto simile a quella della Terra, cioè più grande e ha una massa più grande, ma la stessa, più o meno la stessa nostra densità. Quindi in questo senso lo chiamiamo cugino. Però la definizione di pianeta che possa dare origine alla vita in termini di questi due fattori, cioè l'essere roccioso e l'essere nella zona che abbiamo chiamato la zona abitabile, quella dove si trova l'acqua liquida, è un dato molto, molto vago, molto aperto. In particolare, sulla base di questi dati, entrerebbe Venere, che quindi potrebbe essere da questo punto di vista un pianeta che può albergare vita, mentre sicuramente noi non potremmo viverci e forse con una certa difficoltà potrebbero essersi sviluppati anche soltanto dei microbi, cosa che vedremo più avanti. Sicuramente per capire, per caratterizzare i pianeti, abbiamo bisogno di fare ricerche spettroscopiche per capire come è fatta l'atmosfera, in aggiunta a sapere come è fatta la crosta, sapere se effettivamente ci sono segnali di acqua, se ci sono attività biologiche, per esempio il metano, e se ci sono delle righe dell'ozono, degli spettri. Quindi studiare l'atmosfera è il fattore che più ci interessa. Si sono incominciate delle ricerche in questo caso anche, in particolare Sarah Seeger del Massachusetts Institute of Technology ha individuato un sistema che è basato essenzialmente sullo studio dell'assorbimento da parte dell'atmosfera del pianeta quando passa davanti al Sole, alla stella madre, no? Attraverso lo studio di queste righe che compaiono nel momento dell'eclissi, quando il pianeta passa davanti alla stella madre, ci permette di capire quali sono le composizioni. Ci sono molte righe che stanno venendo ricavate
in futuro probabilmente molto potremo fare in questo, con questo metodo. Per esempio già si sono trovati alcuni di questi oggetti che hanno un'atmosfera con vapore acqueo, con acqua, atmosfere con la presenza di ossigeno, con righe di ossigeno e di carbonio, quindi alcuni segnali di presenza di possibilità di vita, no? Non necessariamente esistenza di vita, ma con alcune righe spettroscopiche importanti si potrà vedere la creazione, come abbiamo detto, di vita. Sarah Siegel ha il sogno di riuscire ad arrivare a trovare a tempi non troppo lunghi un pianeta che abbia esattamente le caratteristiche della stella, in modo da poterlo mostrare ai propri figli, nipoti e pronipoti, come una stella che ha un pianeta uguale alla Terra, proprio uguale. Non necessariamente ci potremo arrivare perché sarà troppo lontano, ma almeno poter sapere che esiste. Adesso che abbiamo capito come cercare la vita, affrontiamo il problema dello sviluppo dell'universo biologico. I paleobiologi hanno disegnato l'evoluzione della vita del nostro pianeta, anche se non abbiamo ancora compreso come sia originata la vita stessa. Sono state trovate tracce fossili di vita a livello unicellulare, risalenti a circa 4 miliardi di anni fa. Solo 500 milioni di anni dalla formazione, dalla sistemazione del nostro pianeta dopo le fasi iniziali. Questa rapidità è sorprendente. Mettere insieme nel giusto ordine le diverse migliaia di molecole necessarie per generare il DNA di un batterio è un processo altrimenti improbabile. La probabilità è 1 diviso 10 alla 40.000, un numero assolutamente incredibile. Come scriveva George Gamow, si tratta della stessa, di una simile probabilità a quella di ottenere una casa raggruppando a caso, in modo statisticamente casuale, gli atomi che la costituiscono. Anche se i pianeti possono essere tanti, quante le stelle, 10 alla 23, la statistica non è certo favorevole alla formazione della vita. Eppure la prima cellula vivente si è formata 4 miliardi di anni fa. Per 2 milioni di anni i batteri, sulla Terra almeno, hanno vissuto senza ulteriore evoluzione. Le prime cellule eucariotiche, cioè quelle di cui si hanno costituito gli animali, le piante e l'uomo, risalgono a circa 2 miliardi di anni fa, in una specie di seconda origine della vita, un cambiamento di livello. Animali di grandi dimensioni appaiono 600.000 anni fa con la cosiddetta esplosione cambriana. Lo sviluppo dell'attuale vita sulla Terra con la sua complessità ha cioè richiesto una lunga gestazione e una serie di improbabili coincidenze. Quindi diciamo in questo grafico voi vedete l'evoluzione dalle prime molecole di amminoacidi, passaggio ai procarioti, poi agli eucarioti, poi alle stelle, gli animali e quindi anche all'uomo, fino a un sistema complesso, quello dell'Homo sapiens, che compare qualcosa come 200 milioni di anni fa. Vediamo in particolare quali sono queste coincidenze che devono verificarsi per dare origine alla vita anche su altri pianeti, su questi altri pianeti che stiamo cercando di studiare. Innanzitutto ricordiamoci che per creare un pianeta roccioso abbiamo bisogno di una composizione chimica piena di metalli, come lo chiamano gli astronomi, cioè tutti gli elementi chimici al di sopra dell'idrogeno e dell'elio. Il Big Bang, l'origine dell'universo, che noi pensiamo sia dovuta al Big Bang attualmente, produce per nucleosintesi soltanto idrogeno ed elio. I metalli vengono prodotti soltanto attraverso l'evoluzione stellare. Le prime stelle sono sostanzialmente di puro idrogeno e elio, ma diciamo poi incominciano a produrre carbonio, azoto, ossigeno, fosforo, eccetera, fino al ferro, no? Fino sostanzialmente al ferro e anche elementi transiranici attraverso l'esplosione di supernove vengono riespulsi e attraverso alcune generazioni di stelle noi arriviamo a quella che è attualmente la composizione chimica del sistema solare, cioè con circa il 2% di metalli rispetto all'idrogeno e all'elio. L'idrogeno è il 70%, l'elio è il 25%, c'è questo 2% di metalli.
il tempo necessario per raggiungere questo 2% è sostanzialmente proprio quello che corrisponde alla formazione della nostra galassia, in particolare del nostro sistema solare. Quindi possiamo dire che noi siamo nati, il nostro sistema solare è nato appena ha potuto formare anche pianeti rocciosi. Prima non avremmo potuto avere pianeti rocciosi, quindi non le basi della vita. Un altro fattore importante è quella che va sotto il nome delle zone di abitabilità galattica. Abbiamo appena detto che diciamo, dobbiamo raggiungere un certo livello di metallicità, come si dice, nel sistema solare, no? È successo in questi primi 9 miliardi di anni di vita, a partire dal Big Bang, di vita del nostro universo. Si può pensare che nelle zone interne si possano essere raggiunte metallicità più grandi, perché c'è un maggiore impacchettamento di stelle e quindi probabilmente una maggior evoluzione chimica del sistema. È anche vero però che nelle zone, diciamo, di alta densità stellare ci sono effetti di radiazioni sterilizzanti dovute alle supernove, raggi gamma, raggi X, burst gamma, e esiste anche l'attività del nucleo galattico che scatena particelle relativistiche attraverso oggetti. Quindi le zone centrali del nostro pianeta, della nostra Via Lattea, per esempio, non sono certo molto favorevoli alla sopravvivenza della vita, magari all'inizio, ma la difficoltà è grande. Le zone più esterne corrispondono a sistemi planetari più radi, quindi la metallicità impiega più tempo a svilupparsi. La regione più favorevole, come rappresentata in questo grafico, si trova tra 7 e 9 kiloparsec dal nucleo. E il nostro Sole, il nostro sistema solare, è a 8-5 kiloparsec, quindi proprio nella zona giusta, una coincidenza favorevole e piuttosto importante. Anche se dovremmo cercare altri sistemi planetari, dovremmo cercarli in questa regione, in questa fascia. Un altro fattore che bisogna notare, che abbiamo visto confrontandoci con gli esopianeti, confrontando i nostri dati con gli esopianeti, il sistema solare è catalizzato da orbite planetarie molto stabili, quasi complanari e quasi circolari. Il sistema è fortemente stabile, cioè evolve molto lentamente da un punto di vista dinamico. Negli esopianeti invece abbiamo tutta una serie di sistemi caotici, ancora almeno quelli che abbiamo finora osservato, che non mantengono la stabilità. Anche la vicinanza dei, come abbiamo visto, dei pianeti gioviani molto vicini alla stella madre non crea una situazione di grande stabilità. La Terra ha anche avuto una storia speciale, sappiamo almeno che si può essere ripetuta anche altrove, ma sicuramente nel caso della Terra si è formata durante la fase di formazione del sistema planetario, del nostro sistema solare. La Terra deve aver subito un urto con un altro planetesimo, che ha dato da un lato la formazione di un nucleo, ha portato gli elementi pesanti dentro di metallo fluido al centro della Terra stessa, lasciando la crosta terrestre, come dire, meno rigida. E tra l'altro questo urto ha anche permesso la creazione della Luna, cioè di questo satellite particolarmente grande rispetto a tanti altri casi che abbiamo osservato, e anche gli altri pianeti del nostro sistema solare. Il fatto di avere una crosta non così rigida permette in realtà, da origine a una forte tettonica, cioè un grosso movimento delle masse superficiali, e tra l'altro permette anche attraverso la subduzione a portare materiale nelle miniere, elementi utili alla tecnologia in superficie. Il vulcanesimo fa emergere materiali nutrienti, quindi continuamente la biosfera viene arricchita da elementi nuovi. Non è un sistema statico come sarebbe, per esempio, come apparentemente Venere, che è un sistema rigido privo di tettonica dinamica.
La Terra ha inoltre, grazie proprio al nucleo di metallo fluido, un campo magnetico permanente che protegge l'atmosfera dal vento solare e dai raggi cosmici che potrebbero sterilizzare effettivamente la vita sulla nostra Terra. L'altro fattore di cui possiamo tenere presente è che i pianeti subiscono in tutte queste fasi delle catastrofi che portano all'estinzione di massa. Noi sappiamo che probabilmente abbiamo avuto cinque estinzioni di massa durante i nostri 5 miliardi di vita del nostro sistema solare e di vita della Terra. La vita però ha dovuto spesso ripigliare da capo, eppure c'è riuscita. Questo è un altro elemento particolarmente importante, dovuto proprio alla ricchezza della superficie che poteva ricostruirsi di volta in volta. Bisogna notare che poi, per quanto riguarda gli animali, e in particolare per l'uomo, anche questioni di pandemie, è una parola che abbiamo imparato in questi ultimi tempi, ma che sicuramente è stata presente anche in passato. Si calcola che 100.000 anni fa ci sia stata una riduzione della popolazione umana per infezioni, una riduzione a non più di 10.000 individui, da cui infatti noi tutti discendiamo, e che comporta che effettivamente il codice genetico sia lo stesso in tutti gli umani che stanno sulla Terra. Possiamo divertirci, visto che abbiamo capito un pochettino quali sono le difficoltà della formazione di un sistema planetario e di pianeti, diciamo, disponibili alla vita, facile alla creazione della vita, possiamo usare un vecchio trucco che è stato inventato da Frank Drake nel 1961, che ha scritto una formulina per calcolare, per valutare il numero delle civiltà extraterrestri, delle vite, ma in particolare delle civiltà extraterrestri presenti nella Via Lattea, moltiplicando 7 fattori importanti. Il primo fattore è quante stelle si formano per anno. Questo numero lo conosciamo abbastanza bene, è sicuramente compreso nella nostra Via Lattea, tra 1 e 50 stelle per anno. Il secondo fattore è la frazione di stelle con pianeti. Stiamo vedendo che praticamente tutte le stelle hanno pianeti, quindi possiamo dire che l'intervallo buono di frazione di stelle con pianeti può essere compreso tra un decimo e uno, probabilmente. Il terzo fattore è il numero di pianeti abitabili per stella. Lì bisogna che siano nella zona abitabile, che siano rocciosi, eccetera, quindi sostanzialmente possiamo mettere un numero un po' più piccolo, cioè tra un decimo e cinque decimi. E questi tre fattori quindi sono abbastanza ben definiti in questo momento sulla base di tutta la discussione che abbiamo portato fin qui. Gli altri fattori sono un pochettino più incerti e sono legati alla nostra non completa conoscenza dello sviluppo della vita, ma possiamo dire la cosa seguente: quant'è la frazione di pianeti abitabili su cui si sviluppa la vita? Possiamo, come dire, ottimisticamente dire che questo numero possa essere uno, non più di uno, ma probabilmente sarà un numero più piccolo di uno. Qual è la frazione di pianeti abitabili su cui si sviluppa la vita intelligente? Ecco, qui è un pochettino più complicato, no? Dovremmo avere un numero molto più piccolo, e questo è legato al fatto perché abbiamo visto che è legato alle incredibili coincidenze che hanno portato alla formazione della vita sulla Terra, cioè la strutturazione del nostro sistema planetario, la struttura della Terra stessa, eccetera. Non possiamo pensare a numeri molto più grandi di un millesimo, di un decimo, cioè soltanto è abbastanza rara la possibilità che si sviluppi effettivamente una vita intelligente, cioè che si riesca ad arrivare dalla vita semplice a sistemi complessi. Qual è la frazione di civiltà? L'altro fattore è frazione di civiltà che sono interessate a sviluppare telecomunicazione. Possiamo dire 0,5, tanto per mettere un numero, probabilmente è dell'ordine di 1 o poco inferiore a 1. L'ultimo fattore è forse uno di quelli più critici: qual è la durata di civiltà
con tecnologie di telecomunicazione, quanto durano queste civiltà. Diciamo che nel nostro caso noi possiamo a livello di 100 anni, possiamo dire che almeno 1000 anni la nostra civiltà vivrà, se non faremo dei grossi pasticci, se le pandemie non ci uccideranno o se non faremo guerre o se non controlleremo il global warming. Diciamo che guardando quello che è successo sulla Terra, sulle varie forme di vita presenti, non possiamo pensare che strutture diciamo durino molto più di alcuni milioni di anni. Mettiamo per esempio 4 milioni di anni. Se mettiamo tutti insieme questi fattori, il numero n, a seconda che pigliamo il fattore più favorevole o meno favorevole, il numero n può essere minore di 1, cioè diciamo 0, ma 1 deve essere almeno perché noi ci siamo, ma può arrivare fino a qualcosa, qui c'è scritto 2 milioni, in realtà se fate il conto per bene viene un po' meno, viene circa 1 milione. È un numero relativamente grande da un certo punto di vista, però attenzione, rispetto ai 200 miliardi di stelle che ci sono nella galassia, quindi ai 200 miliardi di pianeti possibili, no, è un numero molto piccolo. La vita, possiamo dire con una certa certezza che la vita intelligente è molto rara. D'altra parte, di stelle ne abbiamo tante, e qui abbiamo fatto il conto sulla galassia, sulla nostra galassia, sulla Via Lattea. In realtà, diciamo, noi di galassie poi ne abbiamo visto quante ce ne sono, e ci sono non 200 miliardi di stelle, ma ci sono 2 in 10 alla 23 stelle stesse. La stessa equazione di Drake, non sto a ripetere i conti, prevede invece, se non parlo di vita intelligente e non parlo di vita tecnologicamente avanzata, prevede che il numero di pianeti su cui può esistere, può essersi sviluppata vita microbica, è pari praticamente al numero di pianeti o di stelle, perché apparentemente si sviluppa con estrema facilità, come è successo sulla Terra. Quindi la Via Lattea pullula di vita in questo senso. Il consigliere scientifico della NASA, Ellen Stofan, ha infatti dato recentemente una conferenza in cui diceva che entro 10 anni troveremo tracce di vita aliena. E queste tracce possono essere vicino a noi, no? Nel senso che in questi giorni, pochi giorni fa, è atterrata su Marte questo nuovo sistema Perseverance, no? Sistema che ha appunto questo nuovo rover che ha proprio come compito di scavare in profondità e cercare di ricavare, di vedere se esistono fossili di vita batterica, viventi o fossili di vita batterica sulla superficie di Marte. Ci sono tanti altri sistemi, uno abbastanza interessante che è in discussione in questo periodo, che apparentemente nell'atmosfera di Venere è stato rivelato la presenza di una molecola cosiddetta fosfina, cioè pH3, cioè fosforo idrogeno 3, che sarebbe una di quelle molecole che almeno sulla Terra si può sviluppare soltanto in presenza di microbi anaerobici. Quindi questo potrebbe voler dire che esiste qualche forma di vita batterica su Venere, anche se poi in realtà siamo abbastanza certi che non c'è vita intelligente, vita complessa. Ritorniamo per concludere al titolo della nostra conferenza, cioè dove sono gli altri. Quando è nato questo discorso? Abbiamo già detto che è nato in una discussione di Fermi con amici. Una domanda che ci si può porre è che in effetti possiamo effettivamente escludere di essere già stati visitati? Diciamo che noi come Homo sapiens dotato di linguaggio, una qualche forma di linguaggio, non siamo presenti sulla Terra da più di 100.000 anni, che è un tempo relativamente lungo. Se ci avessero visitati alcune civiltà provenienti da altri pianeti, probabilmente in questo periodo avremmo potuto rendercene conto. C'è un professore, Avni Loeb, della Università di Harvard, che sostiene che l'asteroide Oumuamua,
che ci ha visitato nel 2017, sicuramente con un'orbita molto strana che proveniva da fuori del nostro sistema solare. Questo asteroide potrebbe in realtà essere un'astronave che ci è passata nelle vicinanze, è passata sicuramente attraverso tutti i pianeti, tutte le orbite planetarie del nostro sistema solare. Forse, diciamo, 1000 visite in 100.000 anni, potrebbero essere andate perse. Forse questo è il primo segnale. Attenzione però, ci diceva Steve Hawking, che se arrivano degli altri visitatori delle civiltà più avanzate della nostra, potremmo finire colonizzati noi stessi, come sulla Terra è successo molte volte, quando una civiltà più avanzata ha diciamo, incontrato una meno avanzata. Voglio concludere con un'ultima semplice battuta, che è la seguente. Forse, come qui è scritto, l'indicazione più sicura che esiste della vita intelligente nell'universo, il segnale più importante è proprio che non hanno mai cercato di contattarci. È una indicazione, come dire, triste, però insomma potrebbe anche essere quella vera. Grazie e aspettiamoci delle visite prima o poi, anche se siamo sicuri che noi ci muoveremo e troveremo vita in altri pianeti, sicuramente a livello di vita batterica. Speriamo di trovare più avanti delle vite intelligenti, anche se le probabilità che nella Via Lattea esista qualche altra cosa sembra molto, molto bassa.